Dopo il successo della serata di Albarella, svoltasi il 3 agosto scorso, prosegue la collaborazione con Rock and Food, che vede la mia musica legata a doppio filo con il cibo. Il progetto è nato 2 anni fa, con l'intento di raccontare emozioni, quelle emozioni che si provano intense quando ascolti una bella canzone, gusti il tuo piatto preferito o bevi un buon bicchiere di vino. E tutto questo ti dà ancora più piacere se lo condividi con persone che hanno i tuoi stessi gusti. Rock and Food è stato pensato anche per avvicinare le persone a mondi gastronomici diversi. Ecco perché, dopo la prima esperienza dell'estate scorsa, quando le mie canzoni si alternavano a momenti di show cooking condivisi con gli chef Riccardo Facchini e Stefano Aldrighetti, questa volta il 1 febbraio al Teatro Palazzo Minerva di Minerbio, l'esperienza si è ripetuta con Beatrice Calia, chef Urbana. L'occasione era quella di festeggiare anche il mio compleanno, che come consuetudine ormai da tempo festeggio in concerto con la mia band e i miei fans. Così la serata è stata davvero speciale, perché il pubblico è stato accolto da un ricco buffet vegetariano, preparato da Beatrice e da un profumo di lavanda. Beatrice è una vera artista nel suo campo. La cucina naturale per lei è l'evoluzione della sua ricerca, nel rispetto dell'ambiente e della natura, per mantenere un perfetto equilibrio tra nutrimento e piacere del palato. I suoi piatti hanno intensi colori e sapori, frutto dell'esperienza nutrizionale e della cultura acquisita nel tempo, proprio come le mie canzoni, semplici ed intense al tempo stesso. Ho bisogno di una carezza, fammene una, fammela te. Ho bisogno di fumarmi una sigaretta, dammene una, dammela te. E non è una scusa per farti innamorare se ti lasciassi andare. Cadresti su di me.